Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ciao Giorgio. Robby, mi senti bene? Perché io oggi ho un po' di problemi di audio miei. Senti bene? Fare una visita dall'ottorino non è? Sono già stato, che è stato gentilissimo. No, mi ha detto che ci sento bene, forse magari poi un po' altri, non lo so. Pochi altri, dai. Va bene. Pochissimi. Aspetta che devo abbassare l'audio, se no faccio sul casino, perché c'ho sotto il computer che sto guardando. Vai Giorgio, un attimino. Allora, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata della diretta di Pontevico Live. Vi ricordo che potete guardarci, anzi dovete guardarci preferibilmente su YouTube. L'indirizzo lo vedete scorrere qui sotto, perché lì andiamo in HD, quindi ci vedete benissimo, e non ci sono i problemi di connessione che ultimamente sta avendo Facebook. Stasera, Roberto, di cosa parliamo? Allora, il nostro ospite non c'è. Come non c'è? Ibrahimovic è stato bloccato dal Covid. Ah, ok. No, vabbè. Allora, avendo, cos'è stato, 7 giorni fa, sì, sentito il sindaco, ci è sembrato giusto così, anche per sentire le opinioni e le idee e quant'altro, sentire le opposizioni che ci sono in comune, in consiglio. Quindi abbiamo due ospiti che rappresentano un po' l'opposizione che c'è in comune. A te Giorgio la parola, perché io ho già detto la fregnaccia. Allora aspetta un secondo che devo chiudere, perché a me il computer sta urlando come un maledetto. Allora diamo il benvenuto quindi a Luca Bosio. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Luca. Cesare Candella. Ciao Cesare. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao, allora, ciao. Come diceva Roby, con voi stasera cercheremo di fare un po' anche il punto della situazione, dei vari temi ed argomenti che abbiamo parlato di cui abbiamo discusso con Alessandra nella puntata della settimana scorsa, i temi che insomma sono di stretto interesse della popolazione di Pontevico, perché vi dico che la puntata con Alessandra è stata una delle puntate più viste della storia di Pontevico Live. Dimmi. Facebook è già caduto. Ecco bene, perfetto. Quindi cosa vi devo, ragazzi? L'unica cosa è restare su YouTube, non ce n'è di storia. Ma è già proprio crollato del tutto? Sì? A me la pagina è scomparsa. Adesso si sta cercando di ricaricare, ma non lo so, va bene. Forse io ho il computer di no, Carlo no, Prode, ma sta avendo dei problemi. No, perché abbiamo troppi utenti collegati per seguire la trasmissione. Sì. Visto il richiamo che... Grazie Luca. No, sembra che stia andando. No, adesso è ripreso. È colpa mia. Andate su YouTube, ragazzi. Guardateci su YouTube. Su YouTube non ci sono problemi. Tu guardate anche dalla televisione. Comunque, stavo dicendo, vediamo di riaffrontare un po' i temi di cui abbiamo discusso con Alessandra. Che ripeto, ringrazio ancora. E la puntata che abbiamo fatto, vi sto dicendo, la settimana scorsa è stata una delle più viste nella storia di Pontevico post lockdown, perché durante il lockdown facevamo ascolti che neanche la Rai ai momenti faceva, quindi in parte post lockdown. Roby, a te iniziare con affrontare il primo tema, che è anche il primo tema. Come avevamo iniziato la settimana scorsa, Covid, ho iniziato a parlare del Covid, stavo guardando mi sono un attimino perso, che stavo guardando le immagini, però sono in ritardo. Vabbè, abbiamo iniziato a parlare del Covid, dei contagi e quant'altro. Premesso sempre che è stata un'esperienza nuova, che nessuno aveva un'esperienza, come sempre ha detto Giorgio, storica di un evento così eccezionale, secondo voi cosa si poteva fare di meglio, cosa si poteva fare, cosa non è stato fatto o quant'altro, oppure com'è? Se è andato tutto bene o quant'altro, cioè nel senso, cosa ci potete raccontare? Iniziamo con Cesare, perché è prima di Luca, C è prima di L, sì. Quindi. Grazie. Allora, io intanto vi devo ringraziare, perché comunque questa è un'occasione anche per le minoranze, e giustamente avendo sentito il sindaco la settimana scorsa, era giusto dare la parola anche alle minoranze, tanto è vero che forse qualcuno ve l'ha scritto o ve l'ha anticipato. E quindi vi ringrazio. Io ero anche abbastanza titubante, sinceramente, perché
non ho dimestichezza con queste tecnologie, quindi magari anche l'emozione potrà tradirmi su alcune cose, ma sono sicuro che mi verrete in aiuto e mi perdonerete. Scusa Cesare. Sì. Quello che si emoziona qui sono sempre io, quindi è quello che perde la parola, il filo. Va bene, ok. E riguardo al Covid, quando dico la lista che rappresento, perché noi naturalmente siamo un gruppo molto affiatato e su qualsiasi cosa, posizione più o meno importante che sia, ci troviamo, discutiamo e poi cerchiamo di uscire con una linea che sia condivisa da tutti. La nostra linea sul Covid genericamente è stata questa. Come diceva giustamente Roberto, è una situazione che noi non abbiamo solo sentito raccontare probabilmente dai nonni, la spagnola e altre situazioni di questo genere, ma vissuta in prima persona direttamente non c'è capitato. Per cui la nostra linea è stata questa, di appoggiare o non criticare durante il lockdown, la pandemia, l'amministrazione che doveva avere in questo periodo difficile il massimo supporto da parte di tutti e quindi secondo noi anche da parte dell'opposizione. Tanto è vero che il bando che hanno fatto per il bando alimentare, insomma i pacchi che sono usciti e così via, io ho avuto modo di dire in consiglio comunale proprio e ho fatto i complimenti al sindaco, all'amministrazione in genere, perché quel bando era semplice, diretto, 6 punti, era comprensibile da parte di chiunque e quindi è andato via, diciamo così, liscio e tranquillo. È vero, quando le cose sono un po' troppo semplici, poi c'è chi dentro ci gioca e quindi è successo anche che famiglie benestanti, non so, magari il figlio ha fatto la domanda insaputa del padre, si è trovato il pacco. Ecco, questa è stata una situazione, secondo me, un po' vergognosa, passatemi questo piccolo tempo, però l'ho trovato efficace e ci siamo detti anche ci sarà il momento delle critiche e secondo me questo può essere il momento, però in quel momento a nostro modo di vedere l'amministrazione, la sindaca andava sostenuta, appoggiata o non criticata, ecco, questo è il mio punto di vista. Ok, Luca? Sì, allora faccio anche io una piccola premessa. Grazie per aver dato parola alle opposizioni, anzi alle minoranze, mi piace più definirle così, perché comunque è sempre difficile far passare il messaggio di quello che fa la minoranza. Ok, sei in comune ma non riesci a avere una comunicazione diretta con i cittadini, magari con chi ci ha votato. Quindi grazie per questa serata e ne approfitto per invitare però la popolazione a partecipare magari in maniera più massiccia ai consigli comunali, che è il luogo deputato per il confronto con l'amministrazione, no? Capisco che i nostri consigli comunali possono magari risultare lunghi o magari a volte noiosi, però è altrettanto abbastanza deludente vedere consigli comunali quasi sempre deserti o con pochissima partecipazione. Quindi colgo questa occasione per invitare la gente a partecipare in maniera più assidua, non solamente durante la campagna elettorale. Poi c'è tutta la gestione e durano 5 anni, quindi partecipate possibilmente con più entusiasmo. Detto questo, dunque noi come Lista Unire Pontevico abbiamo capito la situazione ovviamente di eccezionalità, di un evento eccezionale e quindi siamo ben consci che gestire quei momenti, specialmente iniziali, era una situazione altamente complicata e difficile. Noi come gruppo abbiamo deciso di un approccio che fosse il più trasparente possibile nei confronti della pubblica. Ovvero, nei primi giorni della pandemia, quando si verificò il primo caso qui a Pontevico, notammo una mancanza di comunicazione da parte dell'amministrazione.
c'erano moltissimi gruppi su Facebook o altri social che si interrogavano su cosa stava succedendo. E abbiamo notato che c'erano poca reattività, poca comunicazione da parte dell'amministrazione. Quindi abbiamo fatto un periodo in cui non ci siamo sostituiti all'amministrazione, però abbiamo cercato di dare le informazioni in maniera più chiara e semplice alla gente che, specialmente in quel momento, era completamente allo sbando, non sapeva come comportarsi, e quindi abbiamo cercato di dare un sostegno con una comunicazione che fosse chiara e immediata. Abbiamo allo stesso tempo, io stesso ho chiamato e ho parlato con il sindaco, ci siamo confrontati, abbiamo suggerito di attivarsi anche loro il più velocemente possibile per avere una comunicazione. La gente in situazioni di crisi ha bisogno di informazioni e quella era un'esigenza molto sentita. Solo a distanza di qualche giorno poi l'amministrazione finalmente ha deciso di attivare anche il canale Facebook con il sito istituzionale del comune per dare maggior comunicazione. Da quel momento in poi noi ci siamo fatti da parte, quindi era finito il nostro ruolo di supplire a una mancanza di informazione, ci siamo fatti da parte e abbiamo lasciato che ci fosse un solo canale, una sola voce ufficiale a dare le informazioni che la gente aveva bisogno. Poi noi come gruppo abbiamo cercato di, ovviamente stando in casa, abbiamo cercato di dare il nostro appoggio prima di tutto all'amministrazione, non facendo nessuna interrogazione, ovviamente non cercando di mettere in difficoltà, ma abbiamo cercato con uno strumento nuovo, noi siamo nuovi, è una nostra prima esperienza dell'amministrazione, abbiamo cercato con delle proposte di dare anche in maniera scritta la nostra disponibilità a collaborare. Capisco che in quei momenti era difficile, però noi eravamo disposti a fare qualsiasi cosa, ma anche solamente far capire agli amministratori che noi eravamo disponibili e che li appoggiavamo. Penso che in quei momenti anche comunque un semplice incoraggiamento, un appoggio fosse molto, molto gradito, spero che sia stato così. Come gruppo abbiamo cercato di condividere, sentire le varie associazioni presenti sul territorio, abbiamo sentito chi effettivamente operava in quei giorni, la Croce Bianca, la Protezione Civile, i Carabinieri, abbiamo sentito anche il mondo ecclesiastico, la Chiesa, abbiamo cercato di dare a tutti il nostro supporto, abbiamo cercato di stare uniti e comunicare la nostra presenza. Questo è quello che abbiamo fatto e che è una cosa intangibile, lo sappiamo, però era l'unica cosa che potevamo fare. Questa è per quanto riguarda la prima fase. Poi, se volete parlare della, diciamo, seconda fase, che è quella legata un po' alla normalizzazione e alla stabilizzazione della situazione, qui si entra magari più, come diceva Cesare, un po' più nel lato critico, che non è una demolire tutto quello che gli amministratori fanno. La critica deve essere sempre costruttiva. Quindi, se volete, parliamo ovviamente anche di quello. Sì, io direi, allora, sì, dico solo una cosa perché ha detto Roby, come si dice, l'osservazione che tu hai fatto sul discorso della mancanza di comunicazione, Roby, la finestra, di... Ho caldo, sono anziano. Ah, sono un camion, in base a qualsiasi cosa. Sulla mancanza di informazione, sì, è vero, però, ripeto, io sfido chiunque ad essersi trovato in una situazione del genere. Penso che i primi giorni, io dico, erano nel panico più totale a Roma, figuriamoci in un paese come può essere il nostro, che in realtà così difficili non le ha mai vissute. Però sì, secondo me sì, è giusto che sentire da parte vostra, diceva proprio, forse non è tanto, e come dici giustamente tu, magari non il discorso degli errori, cioè puntare, ma cose che magari noi avremmo fatto diversamente, noi questa cosa l'avremmo fatta in maniera diversa. Partiamo sempre da Luca, così poi andiamo da Cesare.
Beh, mi ricollego a quello che ho detto. Noi avremmo cercato di comunicare in maniera diversa. Poi, premetto, ovvio, noi non siamo l'amministrazione, non ci siamo trovati ad affrontare in prima persona una situazione così eccezionale. Quindi potete dire tranquillamente, è facile parlare stando dall'altra parte. È vero, di questo non avremo mai riscontro. Quindi il nostro approccio è sempre stato quello di cercare di comunicare e condividere magari la difficoltà. Penso che in certi momenti la comunicazione, il trovare una coesione fra tutti, aiuti e sia di sostegno, ma anche moralmente. Una comunicazione, non lo so, non è che penso ci si aspettassero grandi cose, però il minimo, un qualcosa che vada a tranquillizzare, a normalizzare un po' gli animi che in quel momento erano veramente esasperati. Detto questo, cosa avremmo fatto? Esatto, sì. Nella fase 2 teniamo presente che sono stati stanziati, sono arrivati a Pontevico molti finanziamenti, molti contributi. I principali sono sostanzialmente due. Uno che arriva dalla Regione Lombardia, che sono quei famosi 350.000 euro, e l'altro sono quello del decreto rilancio, il decreto legislativo 34 del 2020, che stanzia per Pontevico all'incirca 440.000 euro. Ecco, noi avremmo probabilmente destinato questi finanziamenti, questi contributi ad altri tipi di interventi, ovvero il fondo di 350.000 euro che ricordiamo è legato alla realizzazione di opere pubbliche, ok? E c'è un unico grande vincolo, che i lavori devono essere cantierabili entro il 31 ottobre. Ok, fra un mese. Noi oggi non sappiamo ancora se a che punto sono questo iter. Sappiamo che l'amministrazione ha deciso di destinare questi fondi per la messa in sicurezza della scuola, però qui magari dopo sfondo un altro tema, però siamo un po' sul filo di lana. Ok, il progetto esecutivo dovrebbe essere già stato approvato, manca tutta la gara per poi dare il via ai lavori. Quindi forza, speriamo e contiamo di farcela, però destinare questi soldi ad un'opera che magari è ancora un po' incerta, nel senso come tempistica di realizzazione, per noi era un po' un azzardo. Gli altri fondi che sono arrivati, invece i 440.000 euro sono stati destinati indicativamente 50%, quindi 220.000 euro per un contributo che va a favore delle scuole, e verranno destinati per il reclutamento, passatemi il termine, di personale a sostegno degli insegnanti, opere anche all'interno della scuola, eccetera, e gli altri 220.000 euro, secondo l'ultimo consiglio comunale del sindaco, ci disse che dovevano essere destinati al sostegno alle attività produttive e attività commerciali del paese tramite la realizzazione di alcuni bandi a cui si poteva accedere e partecipare. Questi bandi dovevano essere aperti a settembre. Siamo a fine mese, la gente ha bisogno di risposte, bisogno anche di una mano. Anche qui, forza, cioè cerchiamo di darci dentro, di realizzare. Ma io ti chiedo, diamo una parola a Cesare. Tu stavi parlando del discorso degli investimenti infrastrutturali. La tua idea alternativa quale poteva essere? Ovviamente tu dici quel discorso delle scuole, insomma, progetto esecutivo e tutto quello che ci vuole, la scadenza limitata. Su cosa avresti puntato tu invece per ovviare a questo problema, che di sicuro ce la faremo, li portiamo a casa,
perché Alessandro ha la sua parola, quindi mi fido ciecamente. Tu invece su cosa avresti puntato per magari accelerare o altro? Ma sai, guarda, c'è una cosa da capire, che nella presentazione del bilancio che fu fatta a gennaio, prima che scoppiasse tutto la pandemia, diciamo, tutto questo caos, i 350.000 euro erano già stati messi sostanzialmente a bilancio in previsione per le spese del 2020. Erano stati già destinati alla messa in sicurezza della scuola. Okay? Oh, okay. Con la revisione del bilancio che fu fatta poi, se non mi sbaglio, a primavera inoltrata, i 350.000 euro che erano già stati destinati per la messa in sicurezza sismica della scuola sono stati utilizzati i fondi che arrivano dalla regione. Sostanzialmente cosa è stato fatto? Che i 350.000 euro c'erano già, sono stati solamente slittati da una parte all'altra. Ok? Quindi i 350.000 euro che il comune aveva già deciso e aveva già stanziato di spendere sono stati sostituiti da questi 350.000 euro, ma alla fine mancano sempre 350.000 euro. Non so se mi sono spiegato, se il discorso è chiaro o non chiaro. Abbiamo perso un'occasione, nel senso che l'investimento poteva essere non di 350.000 euro, ma di 700.000 euro, perché 350.000 euro erano già stati stanziati dal comune, 350.000 euro sono arrivati dalla regione, ok? Ok. Quindi, cosa si poteva fare? Su questo, c'è abbastanza l'imbarazzo della scelta, però è abbastanza deprimente vedere un'occasione persa, perché già si era tracciata una strada. Ok, però sono tignoso, io sono il rompiballe della situazione, come ho fatto con Alessandra. Allora, quindi tu dici 350.000 euro sono stati messi a bilancio, ne sono arrivati altri 350.000, sono stati sovrapposti, non è che il comune ha mantenuto i 350.000 euro. Però io rilancio la mia domanda, con questi 350.000 euro, quella regione dici giustamente andava, ok, con gli altri 350.000 euro messi a bilancio che magari potrebbero essere stornati, ok, la vostra proposta di impiego in quale sarebbe stato? Ti faccio solo un messaggio, ti leggo un messaggio che è appena, un commento è appena arrivato. Il paese non investe in una copertura privata di banda ultralarga, oppure aspettiamo i lavori pubblici nel 2023, che questo è un po' il discorso che facciamo prima della diretta, quando Cesare ha avuto un attimo di problemi di connessione. Diciamo, però il Ponte Vico siamo sempre lì. Abbiamo un problema serio se vogliamo ripartire in maniera seria. Quindi, collego nel discorso che dicevo, questi 350.000 euro, voi per cosa li avreste destinati? Tu fossi stato il sindaco, avessi avuto la possibilità di dire 3,50 mi dà ragione per la scuola, buono, 3,50 li scelgo io, dove li avreste investiti tu? Ma li avremmo sempre legati alla realizzazione di opere pubbliche, li avremmo investiti magari nella realizzazione di alcune strutture che mancano a Ponte Vico, magari legate all'intrattenimento anche dei giovani, stiamo pensando magari a strutture di tipo sportivo che magari possono essere realizzate con tempi più brevi. Che ne so, abbiamo il famoso Mesa con un campo sportivo per la Pontevichese, abbiamo il campo sportivo in erba sintetica, un tema molto sentito è quello, i ragazzi poi alla fine dov'è che vanno a giocare, d'estate dov'è che vanno? Non ci sono degli spazi pubblici in cui i ragazzi possano esercitare delle attività sportive, per esempio questo poteva essere uno dei temi di investimento. Ok, sentiamo Cesare, a te la parola. Grazie. Torno un attimo indietro sul discorso iniziale che ha fatto Luca quando parlava del Consiglio Comunale, ed è un argomento importante quello, e soprattutto mi è venuto in mente, diciamo così, proprio in maniera abbastanza rilevante. Tu Giorgio, correggimi se sbaglio, alla puntata della sindaca della settimana scorsa ha avuto più di 1000 visualizzazioni, può essere vero questo o è no, un dato di più, che... di più ne ha avuto, di più. Meglio. 2002. Perfetto.
dobbiamo noi, ma anche e soprattutto l'amministrazione, cambiare il passo. I giovani in consiglio comunale, Luca, non ci vengono. Io sono 6 anni che sono in consiglio comunale, la media dei presenti del pubblico è di 5-6 persone, lo sai anche tu. 3 sono i tuoi, 3 sono i miei, alla fin fine, oppure ce n'è uno che è di straforo. Per cui è ora, è arrivato il momento, non è più rimandabile. Il consiglio comunale in diretta su queste piattaforme è l'unico sistema per portare i giovani vicino alla vita e alle decisioni politiche di un paese. Questo è solo per la questione consiglio comunale. Riguardo al Covid invece, secondo una cosa che noi avremmo fatto e che bastava guardare quello che facevano i paesi limitrofi, avremmo copiato oppure ci saremmo aggregati a quello che ha fatto ad esempio il comune di Alfianello. Non so se lo sapete, ma penso di sì perché è stato ampiamente pubblicizzato. Hanno fatto una convenzione con la poliambulanza e hanno messo a disposizione in piazza o in un sito lì vicino al comune di Alfianello i test sierologici a un prezzo convenzionato di 20 euro per i residenti di Alfianello, per i non residenti 26 euro. Io sono scattato sulla seggiola, questo non lo accetto, non lo voglio sentire e mi dispiace che la nostra amministrazione non abbia fatto nulla per impedire o per controllare questa cosa. Adesso vi spiego il perché. Noi siamo in convenzione, siamo in unione con Robecco e in convenzione con Alfianello, altri paesi, per la polizia municipale, eccetera. Ci riduciamo le ore dei nostri vigili a favore dei comuni limitrofi con la speranza che in un'occasione come questa, del sierologico ad esempio, il comune di Alfianello avrebbe potuto dire, ma forse su nostra sollecitazione, anche Pontevico, perché con questo comune abbiamo rapporti con la protezione civile, la polizia municipale, eccetera, anche loro diamo la possibilità di fare il sierologico allo stesso prezzo. E invece questo non è successo. E sono veramente arrabbiato con la nostra amministrazione. È un'occasione persa. È arrivato il momento che anche i comuni limitrofi che beneficiano dei nostri servizi ci restituiscano qualcosa. Forse di loro spontanea volontà non lo fanno e allora bisogna sollecitarli. La sindaca deve darsi da fare e quindi cercare di ottenere questa cosa. Secondo me questa è un'occasione persa. Giorgio, che fine hai fatto? Scusatemi, no, ma sono dovuto andare, a dire ad Alexa di alzare i frangisole perché qua sta arrivando l'uragano e quindi mi si strappava via la roba, scusate. Sta arrivando l'uragano. Ad esempio, a Pontevico non ha fatto niente, a Brescia oggi ha fatto un'oretta che è venuto giù bene, ma molto, molto, molto bene. Ti sei trasferito a Honolulu, dove sei, nella Hawaii, dove cazzo sei finito a abitare? No, via la Marmora. va là. Allora, io ho sentito, però senti, volevo dire, Cesare, ma chiedo, Sì. Ma siamo sicuri che comunque sia l'amministrazione non si sia mossa con... Sì, questo, non lo so, e questo poi, non lo so. Però, nuovamente, poi dita fregandosene altamente? Sì. Può essere. Non abbiamo notizie, fatto sta che sul sito del comune di Alfianello è pubblicato questo volantino. E non è smentito e non è neanche corretto sulla nostra pagina del comune, per cui può anche essere che la sindaca sia intervenuta e che non abbia ottenuto. Bene, facciamo tesoro di questa cosa e al prossimo rinnovo della convenzione della polizia municipale teniamone nel giusto conto. Ripeto, il comune di Alfianello beneficia di qualche ora in più del servizio dei vigili a scapito di Pontevico, per la verità anche Robecco e per la verità anche Quinzano, però Quinzano ha una situazione un po', ha avuto una questione insomma un po' difficile sulle dimissioni, sul consiglio sì. Che è stato c'è stato commissariamento.
Esatto, il prefetto gli ha chiesto aiuto al comune di Pontedico o all'Unione e diciamo che probabilmente hanno fatto bene, tanto per farvi l'esempio e per non dire le cose così troppo generiche. Quinzano ha 6.000 abitanti e ha sei ore a disposizione del nostro comandante. Le altre 6 ore le hanno Pontedico, Alfianello e Robecco, che hanno 11.000 abitanti, il doppio. Pur avendo lo stesso radio del comandante, inteso come ore, noi siamo il doppio degli abitanti. Ecco, la questione è questa qui. Però, posso, allora, sì. A quelle cifre, secondo me, si parla di test sierologici rapidi. Rapidi, sì. Bravissimo, quelle che praticamente... sei incinta, per capirsi, quelle delle barrette, sì. Perché l'altro ha dei costi molto maggiori. Sì. Le ultime cose dicono che è meglio fare il test sierologico che ti dà anche il grado anticorporale che tu hai. Quelli lì rapidi tante volte possono essere, se non fatti accuratamente, possono trarre in inganno, quindi... Questo è quelle notizie che ho io dal punto di vista professionale. Sì, sì, sì. Quindi no, certo. E mi fido. Non è che ti devi fidare, no, assolutamente, no. Cesare, però è questa cosa qui. Non lo so, di solito te li fanno se proprio devi fare una cosa veloce. Quelli sierologici che ti danno anche il grado anticorporale hanno dei costi maggiori e che sono anche più attendibili dal punto di vista della... storia della malattia, passami questo termine così un po', sì, sì. Un po' volgarotto. Però vedo che le notizie del nostro governo, di là che piaccia o no, stanno anzi gli esperti incaricati dal governo, soprattutto per le scuole, stanno puntando molto, molto su questi sierologici, sì, veloci, sì, 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 pur sì, sapendo allora, che comunque hanno un sì, però, percentuale... hanno quelli lì hanno sentivo proprio oggi che ne parlavano, hanno un'attendibilità, come diceva Roby, però il veloce qual è? L'obiettivo che hanno, e ne parlava Speranza, l'obiettivo è che il test rapido tu lo andrai a fare un giorno sì, un giorno no, a tutti gli studenti. Certo. Perché avrai lo screen totale. Fatto così, probabilmente potrebbe fare quella famosa forma di ci sentiamo troppo sicuri, io ho fatto il test, non ho niente, poi magari se fai il test corretto risulti essere positivo. Su quello ti dico, sono molto titubante, io o lo fai, ripeto, a cadenza regolare, una volta ogni 48 ore, perché devo tenere in screening gli studenti, allora secondo me ci sta. Fatto così, one shot, non lo so quanto... potrebbe rischiare di dare appunto quell'effetto io sono a posto, quando in realtà poi ti ha dato risultati falsi positivi o falsi negativi. Allora, quel test sierologico veloce è un atto medico. Allora, tu devi prendere tot ml di sangue, ma se ti dicono 1 ml deve essere 1 ml, se sono 1,5 ml deve essere quello. Lo devi mettere nel test e poi devi metterci una o due gocce, non una o forse due, una o due in base alle istruzioni, e poi aspettare la reazione in giro di 10-15 minuti. Se tu non rispetti queste quantità, che è facilissimo sbagliarsi, fai su un casino. Dico anche un'altra cosa, le compagnie aeree in questi giorni si stanno attivando per fare il tampone salivare veloce, quindi tu fai il tampone prima di salire, perché sono in crisi mistica, poveracci, e quindi si devono attivare affinché la gente parte, perché se uno prende un aereo, il problema non sei tu, ma sei chi hai davanti o chi hai in fianco. Anche questi test, come ha detto Giorgio, servono proprio per essere veloci, ma devono essere fatti in maniera molto, ma molto accurata. Con questo non voglio dire che non sono validi, attenzione. No, assolutamente. Scusa, dopo, Giorgio, concludere, se sulla questione eventualmente che cosa avremmo fatto noi che non ha fatto questa amministrazione. Avremmo cercato di mettere liquidità sul paese sugli interventi urgenti e importanti da fare. Così velocemente a me ne vengono in mente due. Uno l'ha già trattato Luca. Sulla scuola media, noi dobbiamo intervenire sulla scuola media. Ad oggi non è stata fatta un'opera sulla scuola media, che è la secondaria di primo grado.
ha un'aula che è l'Aula Magna, che fino all'altro ieri era stata giudicata inagibile per non so neanche le questioni quali siano, tutta ad un tratto, dopo il Covid, quest'aula è diventata agibile e ora sarà utilizzata. Quindi avrei fatto sicuramente immediatamente, già da gennaio e febbraio, l'investimento sull'adeguamento sismico delle scuole. È vero che lì c'è la soprintendenza che sta rallentando, però secondo me alcune opere si potevano fare e soprattutto non è pensabile che queste opere vengano fatte ora a scuola avviata, perché è vero che la sindaca ha detto che si fanno cantieri in ogni dove nel 2020 e così via. Io ho qualche dubbio e vorrei vedere, e non voglio mettermi nei panni di quel tecnico che sarà sicuramente bravo e attento, che dovrà fare il piano di sicurezza e di coordinamento quando l'impresa, la ditta interverrà sulle strutture con le classi piene di ragazzi. E quindi questo secondo me diventa difficile, e la mia paura è che questo finanziamento nato per mettere in sicurezza la scuola media venga dirottato. Faccio un esempio e spero che Giorgio, quando farai la puntata di novembre, verrò smentito da te o dalla sindaca, questo finanziamento verrà dirottato sulla riqualificazione di Via Brescia. Sarebbe terribile questa cosa. L'altra cosa, i fondi che sono arrivati, non ricordo la cifra, ma non è questo l'importante, che dovevano servire ad aiutare le partite IVA, ad oggi non si sa nulla. Quindi secondo me le partite IVA che erano in crisi e che sono in crisi, i negozi piuttosto che, avrebbero potuto chiudere tranquillamente e nel bilancio del comune c'erano lì i soldi pronti per essere spesi. È vero, c'era un capitolo un po' dubbioso sul fatto di come potevano essere gestiti questi soldi, e per la paura di incappare in qualche sanzione da parte della Conta di Conti, che è sempre lì pronta, sono stati lasciati lì in deposito. Ecco, secondo me manca del coraggio, ci vuole coraggio. Io avrei sfidato, avrei tentato anche la denuncia da parte della Corte dei Conti e avrei fatto i bandi velocemente e distribuito i soldi. Non risolvono sicuramente il problema, perché è una crisi questa che durerà nel tempo, però dai una speranza, dai la fiducia alle partite IVA e così via. Quantificare il fondo? Forse Luca la è cifra quello, la conosce. Io... Sì, il fondo è quello, i famosi 440.000 euro che è il decreto rilancio. Ah, ok. Che, possono essere destinati, mentre il primo, i 350.000 euro fondi regionali, sono legati alla realizzazione di opere pubbliche. Gli altri invece hai mano libera per l'utilizzo. Infatti hanno destinati sia per le scuole che per questi famosi bandi di cui sta parlando appunto Cesare, destinati alle attività produttive e commerciali. Ok. A sostegno di queste attività. Chiudo, poi Giorgio, ci pensi tu ad andare avanti. L'unico beneficio che ho visto in questi giorni, ma l'ho visto sulla mia Tari che è arrivata, ho due rate da 32 euro per il mio ufficio, e mentre prima pagavo 34 euro, quindi ho un bel beneficio di 2 euro. Voglio sperare che sia un errore. Scusate, una zanzara che mi è passata davanti. Scusami Giorgio, una precisazione. Quando io ho specificato sui test così, non è che intendevo dire che l'iniziativa di Arzianello si è sbagliata, assolutamente, proprio c'era una precisazione, diciamo, tecnica professionale. Dopo l'iniziativa secondo me ci sta, anche perché magari uno ha la curiosità, anche perché adesso fare un tampone, fare un sierologico, tante volte magari chiami all'ospedale o chiami in poliambulanza o chiami dove voglia, tu magari ti rimandano di 5 o 6 giorni, magari tu hai la necessità di farlo subito o vuoi la curiosità di fartelo, quindi assolutamente.
precisazione. Allora, sì, chi? L'ultima cosa posso dire è sul cosa, visto che abbiamo parlato anche di tasse, cosa avremmo fatto o cosa magari ci aspettavamo che l'amministrazione facesse. Ecco, tipo anche quando si parla di addizionale comunale IRPEF, era stato previsto il finanziamento di un punto percentuale, anzi dallo 0,3% allo 0,45%. Con un aumento degli incassi per il comune che sarebbero aumentati dai 240.000 euro a 360.000 euro, vuol dire tipo 120.000 euro in più. Questo era stato previsto a gennaio. Poi anche noi abbiamo fatto una proposta, che sapevamo di questo aumento, abbiamo fatto una proposta all'amministrazione di non procedere con questo incremento, di non aumentare una tassa in un momento particolarmente delicato in cui le persone erano in difficoltà. Noi abbiamo proposto addirittura di ridurre questo incremento. L'amministrazione, devo dire, ha deciso di effettivamente di non incrementare la tassa, quindi è sempre lo 0,3%, però forse si poteva fare con uno slancio maggiore, ridurla magari in questo momento, sarebbe stato comunque un gesto. Magari non incideva tantissimo a livello di risparmio personale, però sono dei gesti questi che secondo me la gente richiede. Richiede magari anche le attività commerciali, chi paga i plateatici, chi magari non ha dovuto tenere chiusa un'attività commerciale per alcuni mesi, magari alcune opere a sostegno di queste attività, di queste partite IVA, magari date con maggior rapidità, magari arriveranno, però sono passati già mesi. Ecco, ci aspettavamo e avremmo cercato di agire, come ha detto Cesare, con un po' più di coraggio. A volte non bisogna sempre aspettare che arrivi l'input dall'alto. Sbaglio, pagherò le conseguenze, però ecco, secondo me manca un po' più di slancio, coraggio. Coraggio. Io faccio sempre il puntiglioso, non lo so, io penso che questa situazione qui sia una situazione, sapete che io ho espresso il mio parere super negativo per le scuole medie, per me andrebbero abbattute e vendute domani mattina, e fatto qualsiasi cosa venduta a qualcun altro, e le medie fatte nuove da zero insieme alle elementari, tutto un plesso nuovo fra delle storie. Però ripeto, cioè, in una situazione del genere neanche il governo è in grado, o le regioni, perché qualsiasi regione non è in grado di... Non penso sia così facile prendere decisioni rapide, veloci, con la mannaia, non tanto della Corte dei Conti, perché come diceva giustamente Cesare, la Corte dei Conti è sempre lì, e la Corte dei Conti a un certo punto, hai capito, è qualcun altro che arriva con la toga nera, che ti può fare un po' più di... E sinceramente anch'io su certe cose andrei col piede di piombo. Certo, sì, bisogna intervenire di più, ma poi io, ad esempio, tu hai parlato, Luca, del campo del calcetto. Io non vorrei che ci riducessimo sempre a parlare del campo di calcetto, la piscina e le solite cose. Cioè, come ho detto, sono 20 anni che a Pontevico si parlano delle scuole, da quando c'era solo ancora Attilio, e non si è mai fatto niente. Calcetto, andà solo a giocare da qualche altra parte, prendiamo un campo, gli tagliamo le erbe e buonanotte al secchio. Cioè, 50.000 euro per un calpetto, passi lunghi ben distesi chi vuole giocare a calcio. Comunque, parlando di verde, colleghiamoci, così andiamo avanti, perché siamo già a 45 minuti, e se no, qua ne abbiamo da raccontare. Allora, gestione del verde, un grande problema. Faccio i miei complimenti a Luca per la campagna che hanno fatto, che è stata molto divertente e carina, quella dei vari animali sparsi in giro per il paese. Grazie. Una campagna carina, quindi non mi ricordo, non sto rispettando gli ordini di partenza che ho iniziato. Vado con Luca perché l'ho citato per via della campagna, dopo andiamo a Cesare. Luca, come avreste gestito voi, cioè come considerate questa, diciamo, emergenza verde, tra virgolette, e come vi sareste comportati voi per gestire questa cosa? Chiedo a tutti e due un po' di essere succinti, ma perché ripetiamo tanti temi, siamo già a 45, non vorrei che poi quelli dell'età di Roby a una certa gli scatta la pennica e ci abbandonano.
Esatto, vai Luca. Ok, emergenza verde. Non è un'emergenza verde, nel senso che quest'anno forse è stata amplificata, però tutti gli anni si ripresenta questo problema. Durante la campagna elettorale dell'anno scorso, mi ricordo che si parlava del verde sui marciapiedi. Io ironicamente dicevo che Pontevico è uno dei pochi paesi, penso, possa vantarsi di avere dei marciapiedi verdi. Quindi non è un'emergenza, è una finta emergenza, nel senso che sappiamo tutti che il ciclo vegetativo delle piante le porta al massimo vigore probabilmente verso luglio e agosto, quindi non è che ci accorgiamo oggi che ad agosto le piante sono molto rigogliose, si tratta di organizzazione, di programmazione. Teniamo conto che noi come comune abbiamo gli ultimi periodi avuto un solo cantoniere, Robecco, che ha una popolazione, un territorio di circa un terzo, ha due cantonieri, okay, che si occupano della manutenzione del verde, della manutenzione del cimitero, della manutenzione dell'isola ecologica. Il nostro unico, purtroppo, cantoniere si occupa esclusivamente della manutenzione del verde, perché isola ecologica e cimitero non rientrano nei compiti della gestione del comune, sono stati appaltati. Quindi cosa fa? Scusa Luca. Sì. Cantoniere, che cosa intendi? Operaio del comune? Esatto. No, ok. Il cantoniere mi veniva in mente Mario Ioppa, che andava ad Adriano Estrano. Sì, alla fine era un cantoniere, se non sbaglio. Sì, però era dipendente dell'ANAS, non era dipendente comunale, se non erro, attenzione. Cantoniere intendi Bruno Ricca, per capirci, che era il... Sì, esatto. Ok, perfetto. Gli operai che si occupavano della manutenzione del verde. Ecco, quindi, ripeto, è un'emergenza? No, è eclatante che ci sia una situazione del genere, in un momento che è ovvio che sarà così. A dicembre sarebbe un'emergenza, sì, a dicembre, se ci trovassimo l'erba come ce l'avevamo l'agosto sui marciapiedi, ma l'agosto non deve essere un'emergenza. Se non sbaglio, ho visto ieri che è uscito la comunicazione del comune, sì, che sono alla ricerca di due figure. Ben quindi venga. Perfetto. Chi vuole candidarsi sul comune, sulla pagina Facebook del comune, sui siti del comune, a tutte le... So che il Klepper voleva interessarsi. Bravo, il Klepper ha detto che entrava perché... Domanda, quindi come avreste gestito voi, Luca, perché giustamente Alessandra ha fatto delle varie osservazioni, ha detto ci siamo trovati nel pieno periodo Covid, c'è stato il problema con l'ufficio collocamento e compagnia cantante di Leno, abbiamo cercato di risolvere al meglio come potevamo. Questo problema non ci sarà più. Siamo anche lieti di sapere che ci aveva detto che il bando era per uno, in realtà invece poi sono usciti a farne per due, quindi ben venga. Voi come avreste risolto trovandovi, diciamo, nella loro situazione? C'è il Covid, c'è questa situazione? Sì. Allora, ascolta, la risposta del sindaco all'articolo che è comparso anche su Manerbio Week, la risposta del sindaco lascia un po' essere fatti, nel senso che dice non abbiamo potuto pensare al verde sostanzialmente perché eravamo impegnati a pensare ad altro, non mi ricordo se alle scuole eccetera. Ho capito, ma un'amministrazione comunale non penso che risolva un problema alla volta. Capisco l'emergenza Covid, ok, ma il verde non è la meteorite che è caduta dal cielo e ha sfondato un capannone a Pontevico. Il verde rientra nella manutenzione ordinaria, non stiamo parlando di manutenzione straordinaria, è mancanza di programmazione. Come avremmo fatto noi? Probabilmente avremmo cercato di organizzarci meglio, sapendo che certi problemi sono ciclici, si ripetono tutti gli anni. Ok, chiediamo a Cesare, stessa cosa, stesso argomento. Ok, il verde secondo me è secondario. È vero che l'immagine di un paese è qualcosa di importante. Io quando giro per la provincia ed entro in un paese e all'ingresso trovo una rotonda ben tagliata, seminata, con fiori, ben tenuta,
mi dà un senso di tranquillità, come se fossi a casa mia. E questo, pur il verde, pur essendo un problema secondario, alla fin fine diventa un problema fondamentale e importante. Io l'avrei risolto partendo qualche anno fa, l'avrei risolto. Avevo proposto sempre in consiglio comunale ciò che fanno altri comuni. Mi è stato detto che non era legale, non lo so. E quindi ve lo dico. Avrei dato in gestione a privati le rotonde, come si vede. Se voi fate caso quando andate o a Manerbi o a Bassano, se ci sono, o in qualche altro paese, trovate della pubblicità intorno a questa aiola. Ecco, sappiate che quell'aiola che ha l'irrigazione, che ha, è ben tenuta, eccetera, al comune, a quel comune non costa nulla in cambio della pubblicità. Avevo consigliato caldamente all'allora amministrazione Bozzoni, dicendo: ma se lo fanno gli altri comuni d'Erola in modo particolare, perché non lo possiamo fare anche noi? Parchi, aiole, verde. Probabilmente non ci saremmo trovati l'erba o la vegetazione durante il Covid alta 1,5 metri. E questo è il nostro punto di vista. Poi la grossa critica che faccio, la faccio sul verde, ma secondo me può essere estesa a qualsiasi argomento. E cioè, questa amministrazione, ma è uguale, l'amministrazione Bozzoni che non è cambiata, Bozzoni precedente ancora che non è cambiata, il loro, diciamo così, punto di riferimento ormai quando decidono delle cose è che vogliono risparmiare, che è una bella cosa ma non a tutti i costi, vogliono eliminare i mutui, azzerare i debiti, e questo è il risultato. Quando tu fai un appalto, dai a una cooperativa l'appalto del verde e il punto focale principale di questo appalto è risparmiare, il risultato secondo me è questo. Però ripeto, il verde è un problema secondario, secondo me. Allora, restiamo sempre con Cesare. Già. Oh, Roby, hai qualcosa? Perché io, scusate, io vado avanti con un treno. No, vai. No, nessun. Il mio partner, quindi... No, allora... mi sono piaciuti due punti di vista diversi, quello di Cesare e quello di Luca. Scuola. Parliamo della scuola, quindi... io ho già detto la mia opinione prima e l'altra volta... Ok, scuola. Abbiamo parlato, tu dicevi del... Lo state visto che mentre parlavate, c'erano un po' di commenti, dicevano appunto sul fatto che già ai tempi dell'amministrazione di Attilio c'era il progetto della scuola, girava il progetto della scuola, ne sono girati due o tre, prima da una parte e poi dall'altra. Insomma, sembra che la scuola, fare un po' lo scolastico all'americana, sembra che a Pontevico sia un'impresa titanica. Domanda, cosa ne pensi tu? Sei per la ristrutturazione delle medie? Sei per il polo scolastico? Cioè, cerchiamo di capire e di avere da voi due un'idea di futuro per le scuole. Cesare? Secondo me il futuro della scuola è e deve essere questo, il polo scolastico nuovo. Noi nell'ultima campagna elettorale l'avevamo abbandonato un po', ma non perché non ci credevamo, perché valutavamo il problema contingente che era l'attuale scuola media. Quindi sono d'accordo con te, Giorgio. Quel fabbricato lì sarà ed è da abbandonare in luogo di una scuola moderna e con efficientamento energetico. Ormai si fa dappertutto, magari il comune riesce anche ad accedere a finanziamenti e altre cose, come ad esempio, e questo mi fa piacere per loro ma mi dispiace per noi, il comune del Fianello ha ottenuto 5 milioni per la scuola nuova, è incredibile. Quindi dicevo, sono per il nuovo polo scolastico, ma il nuovo polo scolastico, di cui c'è un progetto, si è tentato di farlo nel campo sportivo
intitolato a Battista Perotti, poi l'amministrazione Bozzoni ha cercato di spostarlo o di ipotizzarlo al Mesa, però comunque quello era e secondo me poteva andare bene. Tra appalti, revisioni, costruzione reale, vera e propria, passano 4 anni, 5, noi continuiamo a mandare i nostri ragazzi in quel fabbricato che strutturalmente e dal punto di vista sismico è pericoloso, non lo dico io, lo dice l'ingegnere che ha fatto l'analisi sismica recentemente e infatti noi abbiamo chiesto alla sindaca di avere copia di quell'analisi, di avere copia del certificato di abitabilità, di agibilità, scusate, 2019-2020 piuttosto che 2020-2021, perché non voglio credere che i nostri ragazzi vadano in questo stabile che non è sicuro dal punto di vista statico. Per cui io sono per le due cose, Giorgio: cercare di portare a termine, nel senso utilizzare questi 4 anni per la costruzione del nuovo polo scolastico, ma cercando di mantenere in sicurezza questo fabbricato che, per anticipazioni e per quanto ne so, qualche problema strutturale ce l'ha, altrimenti la regione non avrebbe finanziato quei 400.000 euro e così via. Ecco, questo è il nostro punto di vista. Luca? Sì, allora, la scuola media è stato uno dei nostri cavalli di battaglia e una delle nostre proposte più forti durante la campagna elettorale. Allora, alcune cose. I 350.000 euro che verranno spesi servono per il consolidamento strutturale ai fini di una messa in sicurezza dal punto di vista sismico della scuola. Cosa vuol dire? Che c'è stato fatto uno studio approfondito da un ingegnere di Bergamo, che è lo stesso che poi ha avuto incarico di svolgere il progetto. Ok, verrà messa in sicurezza, vengono fatti degli interventi, si passerà da una classe di rischio medio-alto ad una classe di rischio medio-basso, non esiste il rischio nullo. Ok? Questi interventi speriamo che comincino, che vengano utilizzati questi 350.000 euro, altrimenti li perderemo, speriamo di non perderli, e i lavori verranno fatti per forza di cose ad anno scolastico in corso, alcune lavorazioni dovranno essere fatte sabato e la domenica perché sono incompatibili con la presenza di studenti e dureranno, così do il quadro completo, più o meno dai 4 ai 6 mesi, ok? Tenete conto che andiamo anche incontro all'inverno, quindi se è un inverno particolarmente piovoso si allungano i tempi di ultimazione dei lavori. Questo è uno. L'altro tema è l'aula magna di cui parlava Cesare prima, che non ha effettivamente l'agibilità, perché lì era legato a un discorso di uscita di sicurezza, scale di sicurezza che devono essere realizzate, poi erano state bloccate dalla sovrintendenza e quant'altro. Per quello che so io, adesso dovrebbe essere agibile, ma semplicemente perché è stato ridotto il numero di utenti. Ok, era nata come aula magna, quindi potevano starci, non so, 60 persone, adesso di persone ne mettono 20, ok, quindi non si crea più il problema della doppia uscita di sicurezza, però è una situazione tampone, va bene. Allora, prima di tutto va benissimo e è fondamentale che l'istituto, l'edificio, sia sicuro, perché all'interno c'è il bene più prezioso che noi abbiamo, cioè il nostro futuro è lì dentro. Noi abbiamo sempre sostenuto che Ponte Vico ha necessità di una scuola nuova, di un complesso scolastico funzionale, nuovo, di nuova concezione. Noi cosa stiamo facendo? Cosa sta facendo l'amministrazione? Sta spendendo da anni soldi in opere di manutenzione ordinaria, rifacciamo gli serramenti, rifacciamo pavimentazione, un po' gli impianti, adesso mettiamo a posto adeguamento sismico, eccetera, ma non c'è un radicale cambio della situazione. Alla fine stiamo sempre investendo soldi, spendendo soldi in un edificio che è superato, che non è più al passo con le attuali esigenze sia di insegnanti. Abbiamo un ottimo corpo insegnanti che è costretto a lavorare magari in ambienti non più confacenti alle attuali esigenze. Stiamo parlando di un edificio che ha più di 200 anni, che è lo stesso, a parte i serramenti,
in cui andavo a scuola io, cioè ormai troppi anni fa, probabilmente lo stesso di Cesare, che è un po' più vecchio di me, e con pochissime modifiche. Ma secondo voi la scuola non è modificata nel corso di tutti questi anni? Le nuove tecnologie, i nuovi laboratori che necessitano i nostri studenti, i nostri ragazzi, i nostri insegnanti, nuovi spazi, è sempre in evoluzione. Stiamo purtroppo tarpando le ali ai nostri ragazzi, privandoli di un potenziale che è fondamentale per la formazione, specialmente questi sono anni delicatissimi e fondamentali per il loro futuro. Il loro futuro è il nostro futuro. Noi stiamo decidendo di costringerli a lavorare, studiare sempre in un edificio che, ripeto, ripeterò sempre, è ormai superato. Paradossale la situazione della palestra. Nel 1980, quando andavo io alle medie, ci portavano col pulmino. Adesso, se non sbaglio, gli studenti, per andare a fare 2 ore di ginnastica, devono prendere a piedi e andare in palestra. Quanto tempo ci metto ad arrivare in palestra, cambiarmi, poi mi ricambio e ritorno a scuola. Cioè, anche noi, andavo a piedi. Anche noi, sì, ma stiamo vivendo, o stiamo facendogli vivere delle situazioni che, ok, nel 1980 o 1985 mi potevano anche andare bene, ma adesso non mi vanno più bene. Cioè, li stiamo costringendo a vivere quello che abbiamo vissuto noi, con degli strumenti ormai inadeguati, superati. Per me quella scuola non ha senso. È collocata al centro, anche logisticamente è difficile, si creano ingorghi, si crea confusione. Sappiamo che noi genitori entreremo addirittura nella scuola con la macchina, perché il bambino, il ragazzino non deve bagnarsi, non deve assolutamente portare lo zaino o quant'altro. Abbiamo tutti i riguardi possibili, ok? E poi alla fine dove li facciamo studiare? In un luogo ormai vetusto, superato. Cavolo, non capisco perché alla fine regni o vinca la contrapposizione politica. Era stato fatto 20 anni fa una scelta da un'amministrazione di realizzare un polo scolastico nuovo. Cambiata l'amministrazione, abbandoniamo questo progetto, per cui erano già stati accesi dei mutui, per cui era già stato avviato il motore. Perché si è fermato il tutto? Adesso, dopo 20 anni, ci ritroviamo nel problema lo stesso problema di 20 anni fa. Avremmo già avuto un nostro nuovo edificio scolastico, i ragazzi probabilmente avevano degli spazi più confacenti alle esigenze e saremmo con un problema in meno a Ponte Vico. È da 20 anni che abbiamo questo problema. Si parlava di mancanza di programmazione, ma guardate le campagne elettorali che sono fatte nel corso degli anni. I problemi sono sempre quelli, non vengono risolti. Mi dite voi un'opera pubblica, ditemi l'ultima opera pubblica che secondo voi è stata realizzata. Domanda, la faccio io stavolta. L'ultima opera pubblica? No, di rilievo. C'è il teatro. Sì. C'è l'ultima, tra virgolette, infrastruttura, la splendida via Brescia. Il ponte del Borgo. Sì, ok, il ponte del Borgo. Sì, però... No, cioè, quanti anni sono passati? Via Brescia, c'hanno 96. Scusa, una cosa che non ho capito. Quando voi, sia Cesare che Luca, avete parlato di Aula Magna, intendete quella che c'è nel sottotetto delle scuole medie? Perfetto. Sì, sì. Una piccola precisazione, ci andrà una classe di 25 bambini più gli insegnanti senza lavagne e quindi non è assolutamente idonea per l'attività didattica, per cui secondo me, però Luca è vero quello che dici, sono d'accordo, ma non ho capito una cosa, in questi 3 o 4 anni, cioè il tempo che serve per costruire il nuovo polo scolastico, che cosa facciamo? La sistemiamo questa scuola, cioè la rendiamo sotto il profilo strutturale idonea? Per forza di cose, questa è un obbligo renderla idonea e sicura per i nostri ragazzi. Poi comunque l'amministrazione ha già deciso da tempo di non percorrere la strada di un nuovo edificio scolastico, quindi viene aggiustato questo. Io proprio stamattina, fra parentesi, ho presentato un'interrogazione al sindaco proprio sul tema scuola, per sapere nelle ultime amministrazioni,
Ok, quanti soldi sono stati spesi su quella scuola lì? Vedremo la risposta. Voglio capire quanti soldi sono stati spesi. Adesso ne spendiamo 350. Gli anni scorsi, le precedenti amministrazioni, quanti soldi sono stati spesi? Non avremo mai speso ovviamente milioni e milioni di euro. Per fare una scuola nuova ci vorranno 4 milioni più o meno, ok? Però si tratta di scelte politiche e si tratta di progettare il futuro, di dare una direzione. Non stiamo dando una direzione, stiamo aggiustando un po' di cose e così vivendo un po' la giornata, secondo me. Abbiamo lo spazio. Robby, stavi... Allora, non sono l'ultima d'accordo. Cosa. No, vai. L'ultima cosa, abbiamo lo spazio vicino alle scuole elementari, vicino all'asilo, c'è l'ex campo sportivo Battista Perotti, è vicino alla palestra, poteva essere una delle ubicazioni per farlo, oppure c'è il Mesa, però ci sono delle situazioni, delle aree che si prestano di più. Perché quella lì di Perotti, scusa, quella lì del campo di Perotti, cioè io penso che veramente quando hanno partorito quel progetto, in una via, Tito Speri, una viettina del Menga, due asili, un asilo nido, le elementari e le medie, cioè la viabilità era invivibile. Io vedo il pomeriggio quando andava mia madre prima di azzopparsi a prendere le mie nipoti, cioè non esiste parcheggio, non c'è... No, quello era un progetto nato male, ben bene che si è finito. Avrebbero dovuto ovviamente pensare a qualcosa di, secondo me, di più lungimirante, come dicevi anche tu, e l'ho detto anch'io, il Mesa, in parte al Veliero, abbiamo un campo gigantesco, è di fronte al campo sportivo, lì dentro ci sta asilo, elementari, medie e anche due piccole palestre per fare attività fisica per i ragazzi, quindi... Comunque, Roby, tocca a te, scusa io quando parto. Stavo ascoltando quello che ha detto Luca, che vogliamo fare ai nostri figli le stesse nostre esperienze. Io un'esperienza ai miei figli ho un rammarico di non avergliela fatta fare. La colonia a Pontevico. Bravo. Che lì, quindi... ragazzi, era una prenaia che io non ho fatto, quindi non posso dire, però era una bella scuola di vita anche lì, perché lì ci si divertiva mica da ridere, E lì si faceva il bagno, io ho avuto ancora la fortuna di fare il bagno nell'olio con... forse Cesare facevi l'educatore. Anch'io. Tu, no? No, si faceva il bagno nell'olio con i bastoni, con la corda, insomma, era un bel vivere. Quindi... Ci colleghiamo, andiamo con la domanda? Vai, Giorgio. Quindi, vabbè, a questo punto andiamo da Cesare e chiediamo a Cesare... Non so se hai visto la nostra puntata interamente dedicata, la nostra puntata agostana, se dice attivo, dedicata alla colonia. Cosa fareste voi per il recupero della colonia? Noi sappiamo che l'amministrazione ha ricevuto un contributo per un ecomuseo e una zona di ristorazione. Qual è? Siete d'accordo o se avete voi un'idea alternativa per il recupero della colonia? Sì, volevo dire a Roberto che questa sua idea nostalgica della colonia, sinceramente a me non piace, però sono opinioni così leggere, diciamo, ecco. Assolutamente. Sulla colonia ti devo correggere, Giorgio, il comune non ha ricevuto un contributo, ha avuto dalla provincia la disponibilità a dare, mi pare, 390.000 euro, a patto che il comune li spenda. Quindi il comune deve attivare un finanziamento, fare i lavori, dopodiché l'amministrazione provinciale pagherà il 95%, comunque quasi totalmente tutto l'intervento, però il comune ci deve mettere i soldi. E allora siamo qui da capo a quel famoso discorso che facevo prima, dove ormai è assodato da 11 anni che queste amministrazioni Buzzoni, ora la sindaca Azzini, per loro il mantra è ridurre il debito, eliminare i mutui e far morire Pontevico. E questo, badate, secondo me sarà una cosa gravissima che, collegata alla tangenziale, dopo forse ne parleremo, potrebbe diventare un problema
che per Ponte Vico un problema grosso e grave per Ponte Vico al punto da non risollevare più, diciamo così, le sorti di questo paese. Io sono un po' drastico su questo, spero che l'amministrazione, la sindaca mi senta e che mi dica ti smentirò, e non vedo l'ora. Per quanto riguarda il progetto, io non amo la colonia, devo essere sincero, e però mi dispiace che rimanga nella situazione in cui è. Per me va bene sia il museo, che mi pare era stato previsto, o forse per metà è previsto e l'altra metà è una viene data la possibilità di fare ristorazione. Per me va bene. Stiamo attenti che andiamo a mettere delle attività e delle, creare delle destinazioni che poi sono soggette a eventualmente un controllo, ma di notte lì che cosa può succedere? Mettiamo un custode e la prima uscita dell'olio, andiamo a rifare gli argini. Io ho qualche dubbio, però qualsiasi decisione prenda l'amministrazione, secondo me va bene, purché si recuperi il fabbricato e tutto il contesto intorno, però, perché se recuperi solo il fabbricato e poi il resto abbiamo erba alta, 2 metri e così via, abbiamo perso un'occasione. Però ecco, siamo sempre da capo: idea, programmazione, investimenti, indebitamento e mutui, e un po' di coraggio. Luca? Dunque, a noi invece il tema della colonia affascina moltissimo, tant'è che anche questo era fra i nostri punti del programma che volevamo realizzare. Affascina moltissimo perché è un edificio con una storia, è un edificio sul fiume, è un edificio che è a 5 minuti dalla piazza e lo puoi magari raggiungere tranquillamente a piedi in 5 minuti. È un edificio con tantissime potenzialità, è un edificio che permetterebbe di riportare la gente sul fiume. Ponte Vico è sul fiume, eppure a parte i famosi borgaggiari con le mitiche barbote che lo praticavano praticamente tutti i giorni, adesso si sta un po' perdendo questa tradizione. Ok, quindi siamo per rafforzare questa tradizione, per cercare di riportare Ponte Vico a vivere il fiume. Il fiume per Ponte Vico è diventato solamente un elemento di cesura, cioè è il confine con Cremona. Basta, non ci si vive più, non c'è più la boschina che verrà frequentata tanti anni fa davanti al castello, e così anche la colonia è in decadenza ormai da troppo tempo. Mi collego a quello che diceva Cesare. C'è un contributo che aveva stanziato la provincia, c'erano gli articoli di giornale con l'intervista di Bozzoni che diceva bene adesso cominceremo con i lavori, era il 2014, il contributo è disponibile dal 2014, stiamo parlando di un contributo di 390.000 euro, ma che non riguardava solamente Ponte Vico. 390.000 euro era comprensivo anche dei paesi vicini. Ponte Vico poteva arrivare un contributo massimo di 316.000 euro. Ok, legato a cosa? Legato al fatto che i soldi, diciamo, della provincia sarebbero arrivati, arriveranno al comune solo a lavori eseguiti. Ok. Però voglio sapere, devo stringere l'idea. Luca, sì, qual è la vostra idea? Sì. Cosa vorreste fare? La nostra idea è quella di diamoci una mossa, facciamo questo progetto e portiamo avanti il progetto di riqualificazione della colonia. Portiamoci a casa questo contributo che può arrivare fino all'80% di quello che ci andremo a spendere. Ok, cosa ci faccio? Io ho sempre in mente di il modello delle, che ne so, le canottiere che ci sono a Cremona. Faccio un centro dove possono andarci i canottieri, posso depositare le barche, un piccolo punto di ristoro che faccia vivere questo angolo di paese che sta decadendo. Cioè, quindi io voglio riportare la vita alla colonia, ok? E non voglio snaturarla, voglio che rafforzi il legame con il fiume. Per me il discorso dell'ecomuseo purtroppo deve essere, cioè purtroppo è un vincolo che ci è stato dato alla provincia, doveva essere realizzato, va bene, limitiamolo, facciamolo perché è indispensabile, perché arrivino questi soldi, ma la vera potenzialità di quell'edificio lì è
richiamare gente. Se voi andate, io oggi sono andato, c'è gente là a fine settembre fuori che gioca a carte. Ok, questa gente ma deve portarsi le sedie di casa, c'è una specie di baracca che li accoglie, ma li facciamo vivere anche loro così? Cavolo, diamogli uno spazio adeguato, è lì. La provincia che dà il vincolo dell'ecomuseo dimostra sempre più che le province sono una cosa più inutile che ci sul pianeta. Andiamo oltre, andiamo a parlare così, ci apprestiamo alla conclusione. Viabilità. Alessandra, il sindaco, ci ha parlato della modifica che è stata fatta alla viabilità in attesa della tangenziale. Con la tangenziale poi andiamo ad affrontare un altro tema e vorrei sapere la vostra opinione. Ha accennato qualcosa a Cesare prima, di una domanda che ha fatto Oscar la puntata precedente, ovvero sia, temete voi che, mamma temete voi, siamo quasi una roba da rinunciate voi a Satana, una roba quasi da chiesa, secondo voi potrebbe esserci un problema relativo allo spegnimento vitale di Ponte Vico nel momento stesso in cui verrà tagliato al di fuori delle rotte di transito, non solo dei camion, ovviamente che quello è tutto bene, ma delle persone normali, perché sai, chi si ferma andava dal benzinaio, chi si ferma andava dal tabaccaio, chi si fermava andava insomma, temete voi questa cosa. Quindi, punto primo, viabilità, la modificazione della viabilità, cosa ne pensate, cosa avreste fatto voi in questa cosa fareste voi in questa fase di transizione dall'arrivo della tangenziale, e se secondo voi la tangenziale può essere un problema oppure no. Cioè può causare problemi oppure no. Giorgio, una precisazione. La regia ci dice che dobbiamo stare dentro un'ora e trenta. Quindi... Sì, esatto, l'ora e trenta, l'ora e quaranta. Quindi ragazzi, io cercherò di interrompervi il meno possibile. Luca, okay, a te la quindi tocca a me. Ben venga la realizzazione della tangenziale. È anni che l'aspettiamo. Adesso cioè non mi sembra... il momento per dire no, adesso vediamo solamente gli aspetti negativi. La tangenziale porterà tanti aspetti positivi e il 30 settembre potrà tornare ad essere una via vivibile e abitabile. Quindi è vero, si tratta, ci saranno degli effetti che magari non saranno per forza di cose solamente negativi dalla creazione della nuova tangenziale. Ponte Vico ha la possibilità di rinascere e di far rinascere determinati angoli del paese, appunto via 20 settembre, via Brescia, che saranno alleggeriti dal traffico, saranno meno inquinati e quindi saranno più abitabili. Magari si potranno realizzare, non so, un senso unico, si potranno realizzare dei marciapiedi più ampi, si potranno realizzare alcuni parcheggi, le attività commerciali, magari potranno trarne vantaggio quelle che ci sono. Ovvio che la stessa popolazione di Ponte Vico dobbiamo cercare di sostenere le attività commerciali che ci sono, ok? Quindi si tratta un po' di reinventarsi, sapremo solamente quando verrà realizzata che impatto negativo ci sarà, senz'altro ci sarà un impatto positivo. Partiamo da questo, vediamo subito l'aspetto positivo. Ci saranno delle risvolti negativi, senz'altro. Magari qualche auto in meno che si ferma a comprare qualcosa ci sarà, però dobbiamo essere noi a cercare di sostenere e avere la possibilità di abbellire e rendere ancora più attraente il nostro paese. Ponte Vico ha una storia nei dintorni con una tradizione basata sulla ristorazione, sul divertimento, eccetera. Venivano da tutti i paesi, vengono tuttora da paesi limitrofi a Ponte Vico per questa peculiarità. Rafforziamo i punti in cui siamo già forti. Abbiamo delle strutture di accoglienza, abbiamo delle strutture sanitarie che sono dei punti di forza, lavoriamo su quelli. Ci saranno nuove forme di lavoro. Il Covid stesso, e chiudo, ha dato con la possibilità dello smart working delle possibilità che prima non c'erano, ok? Solo quando si è verificato il problema abbiamo scoperto che ci sono le nuove modalità di lavoro, ok? Ci sarà la tangenziale, ci saranno delle nuove modalità di spesa, di investire, di guadagno, non lo so,
Spetta okay, a noi, allora, spetta all'amministrazione dare una risposta. Qui risposta proprio rapidissima. È arrivata una domanda da un utente tramite YouTube e chiede se secondo voi la creazione del nuovo Brico, cioè che impatto avrà la creazione del nuovo Brico nel paese, se un impatto dovrà avere. Luca, vai pure, già che sei... Beh, è un impatto. Allora, spero che abbia un impatto positivo in termini di lavoro, di assunzioni. Spero che possano assumere delle persone e spero che l'amministrazione magari possa trattare, negoziare delle assunzioni con persone che vivono residenti a Pontevico, quindi spero che abbia un impatto positivo sotto quell'aspetto lì. So che ovviamente ci saranno delle altre attività che operano nello stesso ambito che probabilmente daranno difficoltà, spero che possano trovare un equilibrio per coesistere entrambe e spero anche che la viabilità della zona, ecco, questo è l'unico magari campanello d'allarme, non sia troppo sovraccaricata. Però ripeto, non hanno realizzato un centro commerciale che prevede 10.000 visite al giorno, è una media struttura di vendita, tutto qui, ecco. Okay. Questo è quello che penso. Cesare, a te stessa domanda, quindi l'abilità tangenziale e il problema relativo che avevi posto prima. La tendenziale potrà avere dei problemi, e anche questa domanda che ci ha fatto il nostro telespettatore. Per il parto dal Brico, che è fresca e quindi la chiudiamo. Sì, non sono contrario a questo insediamento. È vero, come dice Luca, ci saranno attività simili che possono andare in crisi, però poi si tratta di che ognuno si specializzi in una, in settore piuttosto che un altro, e le due o tre attività potranno convivere. So, per quanto riguarda le assunzioni, che in rete c'è già la possibilità di fare delle pre-richieste, pre-adesioni per se uno si vuole candidare a fare magazziniere piuttosto che altro, e quindi direi ben venga. Sono assolutamente contrario, negativo, nel modo più assoluto a come è stata gestita la viabilità. È una rotonda orribile, non si può vedere, e andava fatta in un'altra posizione, più centrale a tutto il comparto, e cioè esattamente in mezzo tra il nuovo centro commerciale e la Ushan, o adesso non ricordo. Conad. Esattamente. E questa rotonda in questa zona centrale avrebbe anche, diciamo così, organizzato meglio la viabilità in andata e ritorno anche dagli ambulatori. È l'unica nota negativa, però ognuno ha le proprie idee, quindi va bene così. Piuttosto che avere quello, per me, passatemi la parola poco simpatica, schifo dell'immobile pieno di Ethernet, eccetera, che c'era prima, ce ne vorrebbero. Però si poteva fare qualcosa di meglio. Sull'altra viabilità, ad esempio, via San Rocco, è ininfluente, non cambia nulla. Gli autocarri, i mezzi pesanti che da Cremona andranno verso l'autostrada romperanno sempre quei paletti a protezione del marciapiede, né più né meno, sia che ci sia un mezzo che viene al contrario, sia che non ci sia. Perché? Perché quando devono fare quella curva, che purtroppo è stretta per natura, ma è lì da anni, eccetera, questi grossi mezzi devono andare dall'altra parte, e quindi dall'altra parte è sufficiente che arrivi anche una macchina e il problema non è risolto. Io avrei fatto esattamente il contrario. Io capisco che sulla carta, guardate bene, sulla carta le cose sono belle, semplici. Immaginatevi la viabilità di un autocarro che arriva da Cremona, non fa nessun stop, segue e va verso l'autostrada. Idem quello che fa il senso al contrario, arriva alla rotonda, va all'altra rotonda, e se deve andare a Cremona non ha intoppi, a parte la famosa rotonda che dicevo prima, non ha stop, non ha nessuna fermata. Il problema è che se il problema era via San Rocco, l'angolo stretto, con questa
ipotesi, soluzione, il problema secondo me non sarà risolto. La tangenziale, noi siamo contentissimi della tangenziale, cioè ce ne vorrebbero di tangenziali, abbiamo tangenziali in tutti i paesi, ce n'è una che va da Milzano verso Cremona, ci saranno tre macchine che viaggiano in tre mesi, quindi ci sono tangenziali inutili, la nostra sarà una tangenziale che darà vita al paese, vita intesa come salute e così via, però si pone il problema, ci sarà sicuramente un modesto, io non sono in grado di fare questo calcolo, ci sarà sicuramente un isolamento del paese, è ovvio, è logico, ma quello che dico io è, bene, lo sappiamo, questa tangenziale andrà in... sarà attiva la fine dell'anno prossimo, mi pare di aver sentito la sindaca dire novembre, abbiamo un anno di tempo, bisogna cominciare a pensare strategie, programmazioni, l'arredo urbano, la viabilità interna e altre cose che trattengano, che facciano venire voglia ai residenti limitrofi di venire ancora a Pontevico, di fermarsi, cioè i mezzi pesanti è bene che facciano la tangenziale, moto, bici oppure auto devono essere invogliati a fermarsi. Perché? Perché ci sarà una piazza che non è solo un parcheggio, ma con giardini e altre soluzioni. È da pensare, l'importante secondo me è programmare, pensare e poi mettere in atto. Questo sarà un problema che secondo me... la Azzini, la sindaca, se incomincia ora a pensarci anche con il nostro aiuto, come dice spesso Luca, a me non piace fare da stampella alle amministrazioni, non serve, non è utile per loro, noi Luca è qui dove non sono molto d'accordo con te, noi dobbiamo essere quelli che dicono a loro state sbagliando, c'è una soluzione migliore, non va bene. E l'amministrazione si deve porre una domanda del tipo, ma hanno ragione o hanno torto? È già sufficiente che si facciano questa domanda. Dopodiché loro hanno vinto, loro comandano e loro decidono ed è giusto così. Fare da spalla, secondo me, sarebbe l'errore più grave e non è utile per loro. Se ho capito bene, non vorrei che... ho concluso. Una precisazione. Cioè penso, quello che intendo io è che siamo minoranza, l'atteggiamento secondo me deve essere un atteggiamento costruttivo, nel senso che non mi sento di andare contro una decisione solo perché la prende un mio avversario, ok? Se la decisione è giusta la condivido e l'appoggio, la sostengo. Tutto qui, poi noi abbiamo fatto moltissime interrogazioni, abbiamo fatto moltissime proposte, le minoranze servono per dare un contributo, per dare uno stimolo a chi amministra il paese. È per questo che noi come voi chiediamo sempre che, di essere coinvolti, mi sembra che lo chiediate anche voi. Purtroppo non c'è stato ancora modo di avere questo coinvolgimento. Secondo me è un peccato perché penso che le idee della minoranza o comunque avere più teste che pensano, magari non sempre alla stessa maniera, può essere solamente una fonte di arricchimento per Pontevico, piuttosto che avere un'unica linea e seguire quella senza dare la possibilità, come avete fatto voi stasera, di dire anche noi la nostra. Allora, è sempre così, io sono convinto che è sempre così. Io mi ricordo che anche ai tempi con le vecchie amministrazioni è sempre stato così. Quando fu fatto il progetto di Via Brescia e Piazza San Rocco, mi ricordo che c'era Regenzi e Attilio e dissero: questo è il progetto, cosa ne pensate? Questo non va bene, questo non va bene. Ah, ok, il progetto è questo, fine. Quindi cioè, sia un po' una caratteristica di qualsiasi amministrazione su qualsiasi pianeta. Vediamo, sì, certo, l'invito, ma ripeto, mi sembra che anche nell'ultima puntata Alessandra si sia in questa età abbastanza disponibile ad ascoltare consigli, a prendere consigli. Cioè, speriamo assolutamente che ci sia, perché lo scambio di idee può fare solamente che bene a chiunque, è un arricchimento per chiunque.
Domande, vedo che non ce ne sono da parte dei nostri telespettatori. Roby, se hai qualcosa da chiedere tu, se no chiedo a voi due se avete un tema che volete trattare, avete qualcosa da dire, altrimenti siamo sull'ora e 30, possiamo anche... Aspetta un attimo, che c'è Marco Guarneri. Ovviamente Marco arriva sempre l'ultimo minuto. Allora, dice, volevo chiedere a Cesare perché nel 1987, durante Pontivichese Calvisano di seconda categoria, sullo 0-0, 87esimo, in contropiede davanti al portiere, solo io e lui, lui con la palla, io smarcato, ha deciso di tirare il campo anziché perché, Cesare, è vera o perché? È vero. Allora dormo, c'era su anche Jolly, cavolo. Ok, rispondi. No, è vero quello che dice Marco. E tra l'altro lo ricordo perfettamente e ogni, per un po' di tempo poi questa cosa me l'ha anche... Ha continuato a ripetermela e così via, è vero. È un po' tipo il rigore di Baggio negli Stati Uniti, te lo ricordi? No? Te lo sogni, sì. Una roba del genere. Sì, così. E la precisione con cui l'ha scritto e il tempo che ci avrà impiegato a scrivere una cosa. A scriverlo. Il governatore è quello che vuole fare il colpo di Stato, né? Esatto. Non diciamolo a nessuno perché sai. Esatto. Quindi chiedo ai nostri ospiti se avete qualcosa magari da aggiungere. Io devo essere sincero, se posso permettermi, mi pare che abbiamo a 360 gradi detto un po' tutto. Forse altre piccole cose, ma poi si rischia di cadere nella polemica e devo essere sincero, sarà che sto diventando vecchio. Sarà che il Covid, che ha cambiato comunque il carattere di ognuno di noi, non ho voglia di fare polemiche, anche se forse un pochino, però lo stretto necessario, quel tanto che va, quel QB, quanto basta. Luca? No, beh, anch'io penso che abbiamo toccato i problemi o i temi più sentiti, ecco, quelli principali. Io ripeto, cerco sempre di avere una visione positiva, quindi auspico che tutte le cose che sono in essere, tipo che il finanziamento dei 350.000 euro non vada perduto, che comincino i lavori per tempo, che partano questi bandi per l'assegnazione dei fondi, alla fine è un paese in cui io ho deciso di viverci e quindi io voglio che migliori. Tocca a loro migliorarlo, l'avrei fatto molto volentieri io, ci avrei dato tutto quello che ho, purtroppo non ne ho avuto l'occasione, quindi sta a loro e invito a dare ancora di più di quello che stanno facendo. Ripeto, non è facile amministrare, io non l'ho mai provato, è la mia prima esperienza. Però ripeto, io vivo qui, voglio viverci, ho una bambina piccola, spero che lei possa godere di maggiori benefici rispetto alla situazione attuale. Che voi avreste dovuto vedere il prediretta, una bambina che ha fatto un cartello da supporter per il papà, favoloso che ci ha fatto vedere, quindi veramente il numero uno. Assolutamente. Sì, lo faccio vedere. C'è un grosso errore, però adesso se la vede non le dica niente, è un forza papà. Vabbè, allora, piccoli tifosi. Una domanda, perché c'è Adriano Esposito che scrive progetto Panchine Rosse. Qualcuno di voi sa qualcosa? Perché io ho visto qualcosa, ma l'ho vista di sfuggita. Luca, ne sai qualcosa tu? Cesare? Sì, ne sappiamo entrambi qualcosa perché sì? È stata mandata un invito, una lettera aperta, non so come si voglia chiamare, comunque un invito a partecipare, sostanzialmente un'iniziativa che sta portando avanti, è nata dal circolo del PD, ha mandato una lettera le forze di minoranza, l'amministrazione comunale e alle varie associazioni di Pontevico per la realizzazione anche a Pontevico di questo gesto simbolico, l'alto valore della collocazione di una panchina rossa nella giornata
contro la violenza sulle donne, ok? È un simbolo che rappresenta questo, e quindi chiedono, hanno chiesto a tutti un po' di aderire e sostenere questo progetto, all'amministrazione, chiedendo penso anche il patrocinio, quindi penso che vada intesa più come un'azione simbolica, non certo, per forza bollata con il simbolo dell'uno o dell'altro, anche se l'iniziativa ovviamente viene dal PD, però penso che è una cosa su cui non si possa dire di no, è una cosa trasversale. No, no, assolutamente. Io sono convinto che l'ho sempre detto, che in paese i partiti non contano niente, contano solamente le persone. Detto ciò, ringrazio, concordo, i nostri due ospiti. Concordo con quello che ha detto Luca, e noi infatti sia come lista che come associazione abbiamo aderito a questa cosa, e ho visto anche articoli di giornale recentemente in altri paesi hanno già iniziato a inaugurare queste panchine contro la violenza delle donne. Ottimo, allora speriamo. Simbolico, è importante, spero non si fermi qui, perché se no altrimenti non abbiamo centrato l'obiettivo. È un buon punto di partenza. Assolutamente d'accordo. Detto ciò, ringrazio i nostri ospiti, gli chiedo di restare ancora un attimino collegati, noi li abbassiamo così facciamo i saluti. C'è chi propone una... Robby, vai, scusa. Adesso li abbassi, se vogliono, sì, fare, se vogliono fare i saluti, se no li abbassi. Sì, e no. C'è chi propone la prossima puntata a tre, ci stiamo lavorando, magari ce la facciamo, un bel porta a porta dei novaltri, come dicevamo. Quindi a voi i saluti e poi ci pensiamo noi. Vado io. Grazie. Vai. Giorgio, grazie Roberto, bellissimo, grazie anche a Luca. Bellissima esperienza, avevo una paura tremenda nonostante i miei 61 anni e mi sono anche detto c'è gente che va in guerra, che fa cose di cui avere paura, io devo solo partecipare a questa amministrazione, infatti poi diciamo che anche con il vostro aiuto è stato stemperato un po' l'emozione e così via. Bello, mi è piaciuto e sicuramente se riuscirai a organizzare a tre, noi saremo tra uno dei tre. E quindi grazie a tutti, spero di non aver annoiato la gente a casa e di non aver detto delle frescate, e comunque ci sarà modo di chiarire eventualmente. L'importante, Cesare, è non ricordarti il gol all'80esimo contro il Calvisano. Va bene. Luca, a te? Ti ho già ringraziato all'inizio, grazie ancora dell'occasione, che è senz'altro preziosissima e mi ha fatto molto piacere, penso che abbia fatto piacere a voi e anche a chi ci ha ascoltato. Speriamo di non aver detto delle banalità, di aver dato delle informazioni in più alla gente e aver reso un servizio. Grazie a Cesare, perché ci ho tenuto parecchio che fosse presente anche lui, sono stato contattato da Giorgio che nemmeno conoscevo, poi mi sono fatto un po' portavoce, ho contattato Cesare e ci tenevo alla sua presenza perché siamo minoranza entrambe e quindi è giusto così, mi fa piacere che alla fine abbia partecipato anche lui. Saluto anche Marco Guarneri, e per fortuna o per sfortuna lui non ha niente da dire su di me, sul lato calcistico. Mi avrebbe molte altre cose da raccontare, però va bene. Lui dice una cosa. Luca, sei bellissimo, ma non te lo dirò mai. Vabbè, grazie Marco. Ok, quindi grazie a tutti e grazie dell'ospitalità. Luca, mi dispiace che ho dovuto dare il tuo numero a Giorgio, quindi hai dovuto conoscerlo e quindi ti sei tirato in gobba questo brutto personaggio. E... Adesso conosco un po' tutta la famiglia, quindi va bene così. Esatto, ottimo. Cambia paese subito allora, cambia subito paese. grazie mille a tutti e due, grazie mille. Noi ci vediamo tra pochissimo. Ci vediamo dopo. Allora, grazie a tutti, bella trasmissione anche stasera, interessante. Roby, sei stanco? Bella tosta, perché comunque ci sono stati un po' delle cose interessanti, ci sono sentiti anche dei punti di vista, cioè anche tante volte alcune contraddizioni, c'è stata l'opposizione è andata in opposizione fra di loro, è stato interessante, comunque no, bello. È uno degli aspetti che spero apprezziate di Pontevico Live. Più passa il tempo, più stiamo capendo che
vi piace questo progetto nato in un momento buio e lo stiamo arricchendo sempre di più. Arriveranno un po' di novità. A proposito, avete visto il tra virgolette promo di 6 di Ponte Vito? Se abbiamo bisogno di fotografie, ragazzi, mandateci fotografie alla grande, perché ne abbiamo veramente bisogno, così ripartiremo da qualche settimana con il botto. E poi c'è una novità eccezionale. Che stai lavorando per un progetto per quest'estate, Giorgio, giusto? Quest'estate, sì. Quest'estate. Ma vuoi già anticiparlo oppure no? No. Basta. Ok, ne parliamo allora, 2021. Affermo. Salutiamo il Klepper. Mi raccomando, stai attento quando bevi il Campari di non distrarti troppo. Esatto. Perché sennò dopo lo rovesci. Basta. Saluti a tutti e alla prossima. Buonanotte a tutti. Ciao. Alla settimana prossima. Vi facciamo sapere quando e poi di cosa parleremo. Ciao a tutti. Ciao.